e più spesso vediamo come il movimento dell'acqua si unisca anche al movimento di proprio degli artisti, no? Come abbiamo visto anche a Roma con il Teatro Valle Occupato e comunque tutto il mondo artistico che si sta muovendo, sta lottando, no? Per cercare per un mondo migliore. Io credo che la cultura ci divide sostanzialmente nella cultura dell'intrattenimento, ma io sono per la cultura più classica e umanistica. La cultura dell'intrattenimento è una merce in vendita. E la differenza che sta tra la cultura classica e la cultura dell'intrattenimento è la differenza che passa tra una persona che vende il proprio amore e una persona invece che offre il proprio amore. E quindi da quel punto di vista lì è qualcosa, è legato alla mercificazione dell'essere umano. Penso quindi che la cultura, intesa nel senso classico del termine, sia ciò che manca soprattutto nel servizio pubblico, quello che dovrebbe essere servizio pubblico, ma che spesso diventa soltanto un contenitore che fa riverbero di cose che già sappiamo e che spesso in questo contenitore noi troviamo trasmissioni apparentemente culturali, ma che sono semplicemente amplificatore di qualcosa di già visto, di cantanti del passato, di artisti del passato, bravissimi artisti, ma che c'è bisogno di sentire i volti di questa gente, c'è bisogno di ascoltare le voci delle nuove generazioni, delle seconde generazioni, ad esempio degli immigrati, che cantano, che si esprimono, che raccontano le loro storie. Questa è cultura, questa è la vera e propria cultura e non è la cultura semplice dell'intrattenimento che ci rincoglionisce semplicemente. Credo che questi movimenti siano l'esempio di ciò che la cultura, intesa nel senso classico, umanistico del termine, può far vedere, può portare avanti, e allo stesso tempo ci vuole una disciplina del cuore, non si può lasciare là le emozioni al caso, e questo anche nelle scuole. La disciplina del cuore è quel qualcosa che bisogna coltivare. E sono quei corsi di immaginazione che servono oltre al nozionismo che possiamo trovare all'interno delle nostre scuole, e far chiudere gli occhi ai bambini e far immaginare dei mondi possibili. Immaginando quei mondi possibili nascono questi mondi possibili. Grazie Luca. Grazie.